carico di suggestioni, carico di amore per la caccia e per la natura, naturalmente carico anche di bellezza, fotografie assolutamente straordinarie. Mi piace sottolineare che Eugenio Casella anche così dimostra il suo impegno nei movimenti che promuovono, che tutelano, che difendono l'attività venatoria che è spirito di libertà dell'uomo. E desidero sottolineare che io sono assolutamente convinto, è una strategia, una scelta che abbiamo cercato di praticare da quando sono presidente della provincia, che una delle tante ragioni, forse la più alta, per difendere la libertà che si esprime anche attraverso l'attività venatoria, è che la caccia è alle radici dell'umanità, che nel DNA dell'uomo, mi veniva fatto notare qualche settimana fa, quando abbiamo aperto una mostra a Palazzo Martinengo dedicata ai 100 anni dal primo scoprimento con interesse scientifico delle incisioni rupestri in Valle Camonica, 10.000-12.000 anni fa. Le immagini forse più belle sono le immagini dei branchi di cervi, degli uomini che li seguono con le lance, con le frecce in mano. Perché le cito in questa occasione? Perché sono incisioni rupestri in quanto erano immagini sacre, immagini davvero ritenute strettamente intrecciate con l'umanità. Insomma, la caccia è nel DNA dell'uomo da sempre, lo è stata attraverso i millenni. Noi non vogliamo che venga abbandonata, anzi, vogliamo che continui ad essere una manifestazione di tradizione e di volontà bresciana e non solo bresciana. Casella parla anche di questo, con dati statistici importanti che meritano di essere approfonditi, ma non è questa per me l'occasione, altri qui sapranno parlare meglio di me. Io vorrei solo sottolineare qualche altro numero che nel libro non c'è, ma che ritengo anche in questa stagione di grandi difficoltà finanziarie ed economiche assolutamente essenziale. C'è un'altra ragione per difendere la caccia, ed è che l'Italia, Brescia in particolare, è la regina delle armi sportive a livello mondiale, protagonista su tutti i mercati, quelli tradizionali, gli europei, gli Stati Uniti d'America e Canada, è protagonista sui mercati emergenti, dalla Russia, alla Cina, all'India. Uno scherzetto che muove un paio di miliardi di euro l'anno, una passione che solamente nel territorio bresciano offre posti di lavoro per circa 15.000 persone. Questo tanto a dire, insomma, di un sistema anche economico fondamentale e di successo, tanto più in una stagione veramente difficile nella quale noi dobbiamo non solamente promuovere iniziative di carattere culturale come questa, ma anche tenere in considerazione la necessità di difendere un patrimonio decisivo per il benessere dei bresciani. Insomma, un libro, un'occasione questa, la nuova EXA, che non può sottrarci anche a considerazioni di carattere economico e sociale. Grazie a Eugenio Casella che ce ne dà l'opportunità. Grazie. Alla parte di chi vuole eliminare le province, no, in questo tavolo siamo presenti con il nostro presidente, due assessori, le unite province contano e si fanno sentire, soprattutto quando si parla delle nostre tradizioni, della nostra identità, della nostra. Io ho avuto modo di conoscere Eugenio Casella in questi anni, di consolidare la nostra conoscenza. Mi dispiace che sono qui davanti, ma lo faremo poi uscire al momento, no? Al momento giusto lo faremo uscire in tutta la sua forza. Ho avuto modo di conoscere in questi anni per una battaglia, una sorta di battaglia che abbiamo condiviso con altre persone che sono presenti in questa sala, che citava prima l'assessore Sala e l'avvocato Monsanto, quello sulle guardie volontarie. Una battaglia vinta, mi sento di dire, vinta, ma si è vinto insieme. E credo che questo debba essere l'insegnamento importante su tutti i temi che riguardano la caccia. Perché quando si parla di caccia a Brescia e a Bergamo sappiamo bene di cosa stiamo parlando, sappiamo che stiamo parlando appunto non di uno sport, ma di una grande passione. Più lontano da qui è un po' più difficile riuscire a farlo capire, e allora è importante davvero unire queste risorse, unire queste capacità. Eugenio Casella, persona molto determinata, ho avuto modo di vederlo in quell'occasione, ma persona anche molto preparata, e che ha avuto questa felice intuizione di questa pubblicazione,
che parla appunto della caccia ma vista dal nostro territorio, vista da quello che è la nostra realtà, la nostra specificità, le nostre prerogative. E questo credo che sia assolutamente la strada giusta. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio Massetti e Casella per l'opportunità e questo invito, ma mi devo complimentare con il Presidente della Radio Sara, perché anche quest'anno si è organizzata una fiera. Io già lo farò in fucile, questo mi dice già da che parte sto. Io sono uno dei vostri rappresentanti che difende un po' la caccia in Parlamento. È sempre stato un argomento difficile, non dava dei grandi risultati politici. Mi sentite? Sì. Che non dava grandi risultati politici, ma è, come diceva Sala prima, è una passione. E le passioni vanno difese. Io voglio ricordare che siamo 1.000.000+ di cacciatori, perché sono i cacciatori iscritti alla varie associazioni 800.000, più ci sono quelle associazioni minori che non documentano i loro iscritti, sono altre 200.000, quindi siamo ancora 1.000.000 di persone che hanno questa grande passione. Ringrazio anche l'amico Eugenio che ha invitato a prendere parte di questa presentazione. Per sedere c'è un tavolo dove sono ospiti di Rosso, che rappresentano i vertici più alti direi, no? La provincia di Brescia, della quale mi sento a questo punto un pochino più volta. Ora, essendo la mia sede a quanti chilometri più a sud della nostra provincia, sono rimasto molto impressionato di questa iniziativa di Eugenio. Prima perché me l'ha tenuta nascosta a lungo, meglio il motivo, poi glielo chiederò in camera caritatis. Secondariamente perché mi chiedo come abbia fatto a trovare tempo per dare le stampe anche questo volume. E scrivere un libro, guardate, è un fatto abbastanza serio, nel senso che leggerlo, sfogliarlo ci si mette poco, ma dietro una pubblicazione, anche di questo spessore, c'è molto lavoro. E così mi piace pensare che mentre un occhio sta dentro, attraverso le finitore, guarda gli altri puntata, tra l'altro c'è. Stesse buttando giù qualche nota in previsione, poi no, di dare le stampe, questo è il suo lavoro. Io l'ho sfogliato, devo dire che è molto ben fatto e rende al meglio quella che è una caccia tradizionale, molto sentita nel Bresciano, anche altrove, la Brescia è una tradizione particolare, per tutta una serie di ragioni che voi ben conoscete. Rende al meglio quindi un'immagine, uno spaccato di una realtà venatoria che è. Buongiorno a tutti, come sempre parlando da luce mi rimane pochissimo tempo. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i miei amici delle cravatte gialle dell'UCL, Presidente Bravo, tanti amici anche da Bergamo, da Firenze, da Carlo Mattagliani, il mio amico Mino che ho 88 anni e è venuto ancora alla mia presentazione. Stato un amico per me quando ho iniziato il mio lavoro di artigiano, quindi ricollegandomi al discorso di prima. Comunque, tornando al libro, io non ho voluto con questo libro assolutamente insegnare nulla a nessuno, perché io posso dire che scrivendo questo libro ho imparato molto. Ho imparato. Sono andato in giro per la provincia con il bravissimo fotografo Lapuzzi, e sinceramente abbiamo visto tantissime cose che non mi sarei mai aspettato di vedere e che, posso dirlo, non conoscevo. Sono stato contentissimo e ho voluto con questa mia piccola pubblicazione lasciare un segno anche se di modesta qualità, però proprio per la caccia che io apprezzo di più, per la caccia che io ho iniziato da 8-9 anni, come scrivevo sul mio libro, insieme a mio padre. Allora erano momenti economici ben diversi da questi, erano momenti in cui veramente le cartucce bisognava risparmiare, non come adesso, stavamo la sera, la notte a caricare le cartucce a mano per risparmiare, sono ricordi che restano vivi in me come se fossero appena successi. Mio padre, mi dispiace, non è potuto intervenire, anche a lui 87 anni, viene tuttora a caccia con me, ma aveva paura di emozionarsi e non ha voluto presenziare a questa mia presentazione.
Comunque ringrazio innanzitutto la provincia, perché quello che c'è da dire è un percorso che abbiamo iniziato 10 anni fa, nel 1999, con il presidente Cavalli, che si è spostato con me e il dopo, comunque si è sempre stato contato la vicinanza alla Caccia. E posso dire che senza quello di vita, che questa è la vicinanza, è stato fatto molto per la Caccia.